buongiorno a Massimo Fini. Buongiorno Massimo. Buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori, ciao. Giornalista e scrittore Massimo Fini, l'ultimo articolo sulla prescrizione, argomento di cui abbiamo parlato e a lungo anche noi, e allora vogliamo sapere la sua posizione, prescrizione, cos'è esattamente e qual è il tuo pensiero? Su una soppressione della prescrizione, vediamo un po'. Cioè, diciamo che i tempi della prescrizione si fermano al primo grado di giudizio e questo non, come è stato detto e ripetuto più volte da chi si oppone a questa norma, che dovrebbe entrare a pieno regime, credo, dal 1 gennaio, dice che allunga i tempi del processo. In realtà non li allunga e non li accorcia. Semplicemente da questo punto di vista tutto resta come prima. Noi abbiamo processi lunghissimi, e questo è il vero grande problema della giustizia italiana, e quindi la prescrizione in questo senso non aggiunge nulla, però questa legge non aggiunge nulla, però con alcuni vantaggi non trascurabili. Il primo, uno, è che non si demotivano i magistrati, perché è chiaro che a un certo punto dell'iter del processo questi si rendono conto che stanno lavorando per nulla, perché il processo finirà con una prescrizione che non decide sul fatto. E poi col regime attuale noi spendiamo lo Stato spendere un fracasso di soldi per processi che poi non hanno nessun esito. Manca completamente la certezza della pena. Diciamo che i più abili e i più astuti hanno degli avvocati che fanno in modo che i tempi del processo si allunghino il più possibile e quindi il reato, se c'è stato, venga prescritto. Questa lunghezza, questa mancanza, cioè una mancanza della certezza della pena, poi questo i tempi lunghissimi dei nostri processi, oltre, ripeto, a non dare soddisfazione alla parte civile, cioè a quella che è stata offesa dal reato, incidono anche su altri importanti elementi. Uno è che la durata delle carcerazioni preventive. A processi che vanno all'infinito è chiaro che anche la durata della carcerazione preventiva può essere a sua volta abnorme, no? Noi abbiamo avuto esempi clamorosi, per esempio Giuliano Naria, sospettato di essere un terrorista rosso, è stato assolto alla fine, ma ha fatto 9 anni di galera. Capisci che questo è un, voglio dire, nel sistema anglosassone, se c'è un, che non, diciamo inglese, diciamo, per dire un paese sì, a noi sì, vicino, che sta a un'ora e mezzo di volo, con imputato detenuto si va a processo nel giro di un mese e mezzo. Ora farsi un mese e mezzo di galera non è piacevole, ma se poi interviene il processo e tu sei assolto, è stato un brutto incidente di percorso.
Se invece stai 3 anni o 4 anni in galera, vuol dire la rovina di una vita. Quindi invece di opporsi a questa legge sulla prescrizione, che è di tutto buon senso, bisognerebbe agire sulla durata dei processi, sulla durata dei processi. Su questo devo dire la classe politica non ha mai fatto assolutamente nulla, mentre, ripeto, è il vero grave problema della giustizia italiana, molto di più della terzietà del giudice o di come viene composto il CSM, che sono pure essi problemi, ma di grado molto molto inferiore. Ah, infatti, che la giustizia vada riformata, che il processo vada riformato, su questo non c'è dubbio, ma iniziare dalla prescrizione, l'abbiamo detto anche noi, sembra assurdo. E invece dal 1 gennaio, come ricordavi tu, 1 gennaio sì, prossimo. Ma vedi, non è che le due cose sono in contrasto, vanno in parallelo, cioè si può benissimo agire sulla prescrizione e nel frattempo occuparsi snellendo di gran lunga il nostro codice di procedura penale, occuparsi della durata dei processi. Naturalmente chi si oppone? Si oppongono, ahimè, le forze politiche, che hanno nella loro pancia un numero notevole di imputati in attesa di giudizio, che hanno la certezza che la prescrizione li salverà. Questo vale ancora perché la legge non può essere retroattiva, questo è un principio fondamentale del diritto penale, per cui viene applicata la legge più favorevole all'imputato, ma non varrà per i successori.